sono tra gli originali messali usati da Alfonso durante le messe in questa casa, perché lui è venuto anche da sacerdote in questa casa. Questo è in piombo. Das sind die Messbücher, die von ihm benutzt worden sind, auch in diesem Haus, weil er ja da auch Messen gelesen hat. Qui sono scritti autografi, scritti a mano. Das sind Handschriften. Bozze di vari scritti, di lettere. Skizzen von verschiedenen Briefen. Sono conservate tantissime lettere dagli inventoristi di Alfonso Maria de Liguori, perché lui scriveva in continuazione. Le sue regole era quella di non perdere tempo. Quindi pregava, studiava, lavorava, operava. Non aveva un attimo di fermo. Also hatte einen sehr intensiven Tagesablauf, also weil sein Motto war, keine Zeit zu verlieren. Es sind ganz viele Briefe von ihm erhalten, also er ist aufgestanden, hat gebetet, hat geschrieben und hatte also einen sehr strukturierten Tagesablauf, sehr effektiven. Infatti, i suoi scritti, il periodo dove ha scritto di più è stato il periodo post-malattia, perché lui è stato colpito da un'artrosi deformante, cioè un'artrosi, malattia della colonna, che l'ha portato sempre di più ad avere il collo curvo. Non poteva muoversi tanto fino a rimanere poi paralizzato su una sedia a rotelle e quindi scriveva. Also er hatte eine Krankheit, und zwar eine Arthrose da hinten an der Wirbelsäule, und er musste dann immer so gebückt gehen und ist dann schließlich auch im Rollstuhl gelandet, und das war aber die Zeit, wo er immer mehr geschrieben hat und am meisten immer geschrieben hat. Guardate quella immagine, eccola là, si vede che la testa... Ho dimenticato di dire che il pavimento di quella stanza è originario della famiglia, ancora diciamo del della vecchia casa, e questa casa continuava anche dall'altra parte. Era una casa molto grande, e la nobiltà napoletana alla nascita di Alfonso è accorsa per verificare il diritto del primo figlio, perché i primi figli maschi riuscivano, potevano avere l'eredità, e quindi la nobiltà napoletana è accorsa in questa casa per verificare che fosse il primo figlio maschio. Also dieses Haus war sehr, sehr groß, es ist hier noch weitergegangen und der Fußboden ist auch original. Und der erste Sohn der Familie war ja auch dann der Erbe sozusagen. Von, I quadri, come vedete, tutti i quadri del Seicento sono comunque sempre della famiglia dei Liguori. Probabilmente sono delle Solimene. Wahrscheinlich sind die auch von Solimene, diese Gemälde auf jeden Fall aus dem 18. Jahrhundert und die waren damals schon Besitz. Questa è l'entriario, cioè tutto ciò che è appartenuto al santo. Altre cose sono conservate nei musei di Sciorani e di Pagani. Also das sind Reliquien, Behältnisse von Alfonso, und andere sind in Museen erhalten. Pagani, Salerno, e Sciorani, Salerno und Sciorani. Sulla destra è la più antica, è una tra le più antiche immagini dell'Immacolata del 600, forse 500 napoletano, 500 e 600 napoletano. Das ist eine der ersten Darstellungen der ungefähren Empfängnis aus dem 16. Jahrhundert in Neapel. Fine 500, inizio 600 napoletano, prima della proclamazione dell'Immacolata Concezione, che sarà dopo. La mamma di Alfonso amava, mentre le altre materie erano, gli insegnanti erano Vico, Giammaccio Vico, Solimene e tutti i più grandi del tempo, per l'educazione religiosa c'era la mamma di Alfonso San Francesco dei Girolimini, che era il cappellano, il prete che frequentava la casa dei Liguori. Anche lui diventato santo. Also hatte die besten Lehrer seiner damaligen Zeit, aber für die religiöse Erziehung war seine Mutter zuständig.
stato rubato e due volte è rientrato. Also vor dem Bild hat der Don Alfonso gebetet zusammen mit seiner Mutter und es ist zweimal gestohlen worden, aber zweimal auch wieder zurückgekommen. Quello che vedete lì è il quadro della famiglia di Ligori, San Francesco, che vedendo il bambino, Alfonso appena nato, una profezia dice questo bambino diventerà molto vecchio e farà molte cose per la Chiesa. Il padre incredulo che lo voleva un magistrato, lo voleva un militare, sembra che nella storia raccontata da Tannoia, che è il biografo per eccellenza di Alfonso Maria di Liguori, sembra che si sia molto adirato di questa profezia, che poi effettivamente si è avverata perché è morto all'età di 94 anni. Und seinen spirituellen Lehrer, religiösen Lehrer, den Francesco. Und der hat eine Vision bei der Geburt und prophezeit ihm also ein Leben für die Armen. Und der Vater hat sich, ja, ist ziemlich erzürnt gewesen, weil er ja andere Pläne mit ihm hatte. Il crocifisso, un crocifisso in avorio, da parte della famiglia di Liguori, e anche tutte quelle, diciamo, di grandi danni. Un'altra cosa interessante è sopra lo stemma del fondo, diciamo, dell'ordine fondato da Alfonso Maria de Liguori, quello dei missionari redentoristi. Also unten hat es noch ein Elfenbeinkreuz und diese Kerzenständer und oben ist ein Wappen der Redentoristen, die gegründet hat. Qui invece c'è una delle dei primi quadri con tecnica tridimensionale suggerita da Alfonso Maria de Liguori ad un pittore che gli avevano commissionato di fare questo quadro, questo affresco. Non è stato mai ripreso, è ancora originale così da allora. Se si mette da quel punto si nota che Alfonso sembra sollevato rispetto al soffitto. Also das ist ein dreidimensionales Gemälde, das der Don Alfonso in Auftrag gegeben hat und das immer da gegeben ist. Und wenn man sich da vorne hinstellt, dann hat man auch den Eindruck, dass er vor dem Ganzen steht oder schwebt. L'altare, questa è una cappella privata dei Liguori, perché ogni famiglia nobile napoletana aveva all'interno del palazzo una cappella dove si celebrava la messa.